Buongiorno, seduta di consiglio del 13 settembre del 2021. Se predisponiamo l'appello. Allora, predisponiamo l'appello della seduta del Consiglio di giorno 13 settembre 2021, ore 8:56. Procedo con l'appello. Sant'Angelo. Assente. Non c'è. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Guremi. Presente. Ilardi. Non è collegato. Al momento Prester, no. Presente. Quartararo, consigliere Quartararo, poco fa ci siamo sentiti. È scollegato? Non lo riesco a Forse capire. un attimo. Allora, per ora lo metto assente, appena si collega me lo dite. Va bene. Rappa, Presente. Tarantino Presente. e Terranova. Presente. Allora, al momento sono collegati sette consiglieri, il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. E naturalmente prestiamo il consenso ad utilizzare la nostra immagine ai sensi della normativa vigente in materia. Buon lavoro. Perfetto, grazie. Allora, scrutatori, Bruschetta, Tarantino, Terranova. Proseguiamo con i lavori dando lettura delle comunicazioni pervenute in consiglio. Sì. Presidente Quartararo presente, scusi ma non ho problemi Sì. per attivare il microfono. Va bene, allora sono presenti otto consiglieri. Perfetto. Allora, io ho un ritiro ingombrante in via Oreo 466 del consigliere Bruschetta, chiede agli uffici RAP il ritiro di ingombrante nella via in oggetto indicato. Poi ho un ulteriore sollecito ripristino buca presso parcheggio A Matteo Re, viale Regione Siciliana, sempre del consigliere Bruschetta, che dagli uffici RAP il ripristino di buca nel sito indicato in oggetto. Poi vi è una richiesta di ripristino punti luce spenti in via Santa Maria di Gesù, lato Monte, viale Regione Siciliana, altezza scuola elementare Bartolomeo Tomasino. Cortese attenzione consigliere Terranova. Egregio consigliere, la informiamo che è stata eseguita verifica da parte degli operatori della società, il tratto indicato è stato riscontrato in funzione. Questa è della presidenza dell'AMG. Poi vi è un'altra comunicazione della presidenza AMG alla cortese attenzione del consigliere Bruschetta. La informiamo che nel corso della verifica effettuata nel sito indicato il punto luce è stato riscontrato in funzione. Poi invece abbiamo un attimo perché ce ne sono tante. Faccio. Poi vi è un ulteriore sollecito per disegno e pulizia della via Anna Nicolò Grasso attraverso via Paratore, sempre del consigliere Bruschetta chiede agli uffici RAP il disegno e la pulizia della via in oggetto indicato. Poi abbiamo una richiesta di pulizia straordinaria villette largo V25 del consigliere Gulemi. A seguito delle segnalazioni dei residenti si chiede la rimozione degli ali di pino presenti nella villetta, di cui in oggetto antistante la via Troina, quartiere Borgo Ulivia. Poi vi è un sollecito rimozione dei rifiuti ingombranti in via Santa Maria di Gesù.
con la presente su richiesta del sottoscritto Francesco Terranova, a seguito delle segnalazioni dei cittadini residenti, si sollecita un intervento della RAP per la rimozione dei rifiuti ingombranti in via Santa Maria di Gesù, lato monte del viale Regione Siciliana, all'altezza del civico 71, chiesa Santa Maria delle Grazie. Poi vi è una richiesta di disinfestazione e derratizzazione di serbe largo dei Falchi e largo delle Tortore. A seguito segnalazione dei cittadini residenti, si chiede un intervento indicato in oggetto. Pulizia straordinaria postazione RSU in via dell'Usignolo, sempre del consigliere Gulemi. A seguito dei cittadini residenti, si chiede la pulizia straordinaria della postazione RSU in via dell'Usignolo, angolo via dell'Allodola, per la presenza di cumuli di immondizie varie che da tempo non vengono rimossi. Poi vi è una richiesta di rimozione di rifiuti ingombranti postazione RSU largo dei Fasci Siciliani. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere, chiede con cortese sollecitudine l'intervento di cui in oggetto, considerato che il materiale presente nelle postazioni RSU non solo deturpa il decoro urbano. Poi vi è attività di serbo da via Guido Rossi e via dell'Antilope, non definita. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere, chiede con sollecitudine la motivazione per cui a distanza di tempo il lavoro di diserbo nelle vie citate in oggetto, in particolare modo via Guido Rossa, non è stato portato a termine, considerato che a breve inizieranno le scuole. Dall'ultima comunicazione la situazione è nettamente peggiorata. E poi vi è una richiesta urgente verifica condotta fognaria per cedimento manto stradale posto fognario in via stazione presso civico numero 4. Il sottoscritto consigliere della terza Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata alla competente azienda AMAP al fine di effettuare l'intervento di un oggetto, in quanto in prossimità di un pozzetto fognario si è verificato il cedimento del manto stradale, situazione di grave pericolo per i cittadini. Non ho altre comunicazioni. Perfetto, grazie dottoressa. Sempre nell'ambito delle comunicazioni, qualche consigliere vuole prendere parola? Consigliere Quartararo, prego. Sì, Presidente, in merito a quest'ultima richiesta che ha letto la dottoressa, volevo precisare, e più che altro penso che sia un problema che anche altri colleghi consiglieri hanno riscontrato in altre vie, il continuo sprofondamento del manto stradale in corrispondenza di condutture fognarie. Ci sono addirittura intere vie interessate da questo fenomeno presente, per esempio il tratto di via Villa Grazia che ha segnalato il collega Ilardi la settimana scorsa, praticamente tutta la zona che va, per così dire, a distante al centro Guadagna, all'ospedale Guadagna, al centro carreggiata è interessata da questo fenomeno. Qui in via Stazione ci sono alcuni punti dove si verifica lo stesso problema. Anche in altri punti delle nostre strade sono interessate anche dallo stesso problema. In via Borriposo tempo fa è successo che è sprofondato proprio una grossa porzione di manto stradale. L'AMAP è intervenuta e si è appunto verificato che era stato causato dal cedimento del manto stradale e adesso proprio in alcuni punti vicino la stessa cosa. Non si capisce perché, forse magari a causa delle forti precipitazioni meteorologiche, naturalmente la conduttura fognaria va in crisi e magari va in un senza intaccare il suolo limitrofo, ma è un problema che interessa tantissime vie della nostra circoscrizione e devo dire, ahimè, che purtroppo, come abbiamo già verificato in passato, c'è un continuo rimbalzo di competenze tra AMAP e RAP per chi deve intervenire e ci ritroviamo
transenne proprio al centro della carreggiata, buche perennemente transennate al centro della carreggiata, pericolosissime anche nelle ore notturne. Quindi è un fenomeno che interessa tante vie, è un fenomeno che crea serie di disagi oltre che situazioni di pericolo per i cittadini, Presidente. Ci tenevo a sottolinearlo, io per via Stasone ho presentato la richiesta, ma ci sono tantissimi altri siti rispetto a questo problema che sono interessati. Niente, questo, Presidente. Sì, grazie consigliere. Effettivamente ultimamente diciamo, questi casi sono aumentati con il fatto che non c'è appunto un pronto intervento, diverse strade sono appunto transennate queste buche con le conseguenze che uno si può immaginare di pericolo per gli automobilisti. Beh, il consigliere Tarantino ha chiesto parola. Sì, Presidente, grazie. Condivido il pensiero, diciamo, del Quartararo, perché in effetti ci sono molte situazioni sparse. Naturalmente più aumentano, più difficoltoso è intervenire, perché poi diventano molte le richieste ed è difficile da smaltirle. Quindi spero che man mano vengano attenzionate nel più breve tempo possibile. Niente, poi volevo informare il Consiglio che alcuni cittadini autonomamente hanno un po' ripulito alcuni marciapiedi, parte di alcuni marciapiedi, esattamente in via Andrea Raia, se non sbaglio, autonomamente hanno un po' diserbato e spazzato l'area antistante appunto al marciapiede. Con questo voglio dire che la situazione è così tanto tragica sotto questo punto di vista che ormai la gente è costretta, nonostante paga una tassa e dovrebbe ricevere un servizio, autonomamente a intervenire, appunto a intervenire autonomamente. Ci sono tante problematiche, noi ne parliamo sempre, ora cominciano le scuole, siamo molto in ritardo, siamo molto in ritardo ed è una situazione inconcepibile questa. Naturalmente volevo appunto mettervi a conoscenza e fare i complimenti a questi cittadini che, armati di buona volontà, operano per il bene sia loro, perché naturalmente puliscono anche gli spazi di fronte alla loro casa, ma anche per il bene di tutti. E sono da esempio per chi dovrebbe svolgere il servizio, perché è il loro lavoro. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Tarantino. Io ho avuto modo di vedere questo video che ha fatto bene a renderlo pubblico di questo intervento effettuato in via Raia dai residenti che per certi versi diciamo è come dire. Fa male vedere questi interventi appunto dopo le numerose segnalazioni fatte all'azienda competente. Riflettevo sul fatto che giorni fa ne parlavamo appunto che la Reiset preposta per fare gli interventi appunto non interviene perché non riceve le dovute somme per poter eseguire questo tipo di intervento. Ma la mia domanda è una, parlo da profano e non gli voglio fare, detto volgarmente, i conti in sacchetta alla Reiset né tantomeno agli operatori stessi, ma indipendentemente di ciò, contratto, non contratto, soldi o non soldi. Lo stipendio di un operatore, che sia Reiset, RAP, è sempre lo stesso. Quindi i benefici li potrebbe avere la Reiset se incassa le somme, ma Reiset intesa come azienda. O la mia domanda, spero che non sia stupida, oppure queste somme vengono poi ridistribuite agli operatori
della Reset, che anziché per percepire uno stipendio, non lo so, 1.200, 1.300, percepisco 1.500, non credo proprio, lo stipendio sarà lo stesso. Cioè, quindi qua, e tra l'altro sono somme, gli stipendi, come del resto tutti noi, attenzione, pagati dai contribuenti, che dovrebbero offrire un servizio. Ora, questa politica aziendale fatta da un'amministrazione che è tutta imperniata sulla cosiddetta cosa pubblica, applicare una mentalità prettamente aziendale, privatistica, in un momento dove c'è un'emergenza che in realtà è un'emergenza perenne, non ha senso. Questo è un mio pensiero personale, sicuramente sbaglierò nel dire queste cose, però comunque ripeto, la forza lavoro c'è, perché dico, ripeto, se l'azienda RAP andrebbe a pagare appunto questo servizio alla Reset, quindi già subito l'indomani gli operatori sarebbero pronti per svolgere questo servizio di serbo. Dato che non lo fa, attenzione, io queste notizie le apprendo come le apprendete voi attraverso delle comunicazioni ufficiose, ma comunque si sa che non interviene per questo motivo, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. L'azienda stessa si crea degli... Se dobbiamo ragionare con questa mentalità prettamente... imprenditoriale, privatistica, allora si affidi subito a un servizio a dei privati che si trovano subito. È un mio pensiero personale. Sì, Bene, Presidente, posso? prego, prego, prego. Tutto il suo pensiero, diciamo, appunto che è positivo dal punto di vista comunitario della cittadinanza, quindi perché appunto non guarda né contratti né fattore economico, cioè uno lavora il suo stipendio, faccia l'attività per il bene di tutti, giusto? Però purtroppo il contratto per validi motivi è un contratto che ha la RAP. Quindi Reset può operare in funzione del mandato RAP, quindi Reset fa il suo lavoro, cura le ville, cura gli spazi a verde. Quando RAP dà il compito a RAP, naturalmente sacrifica un po' questo tipo di attività per dedicarsi al diserbo, pure perché c'ha i mezzi e i uomini per farlo. Quindi cioè, la politica è tutta. Ma RAP, visto che sa la situazione, dovrebbe programmare e stanziare un budget, magari ogni 4 mesi, per fare questo tipo di attività, quello che non Il viene fatto. sindaco annulli questo tipo di contratto e lo dia direttamente alla Reset, le risorse umane e i mezzi la Reset ce li ha. Dico, cioè non è una questione che la Reset quando non lavora non percepiscono gli stipendi. Dico, li stornino da questo punto di vista la forza lavoro a dedicarsi solo, scusate, oltre al lavoro che svolgono delle aree verdi, alle scuole, anche del verde anomalo. Anche del verde anomalo, punto. Io dico, non ci vuole molto, non bisogna mettere in campo, come dire, strategie imprenditoriali. Abbiamo le risorse lavorative, i mezzi, gli strumenti, l'amministrazione unica, i fondi sono unici. Dico, io sto pensando in questa maniera molto, come dire, spicciola, ma pratica. Cioè non possiamo, tu consigliere Taranti, non puoi andare a raccontare a quei signori che, dico perché ci onorano di quello che hanno fatto, attenzione, ci puoi andare a raccontare tutte queste dinamiche, cioè ci vogliono anni per capire effettivamente che le cose funzionano così, non, cioè non saremmo credibili nel dare queste, come dire, non giustificazioni, questo modo di operare. Alla fine dico, ma perché si devono rivolgere a noi amministrazione nell'intervenire? Questo è, significa, vabbè, dice, questi interventi sono fatti, abbiamo capito che l'amministrazione è assente, punto, indipendentemente da quello che possiamo andare a raccontare.
C'è qualcun altro che deve intervenire? No. Bene, proseguiamo. Sì, presidente, con... scusa, ho alzato la mano, presidente. Ah, no, prego, consigliere, io purtroppo con il cellulare non riesco a... Sì, prego, grazie, presidente. Sì, presidente, io ho ascoltato quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, sia il collega Quartararo, il collega Tarantino e anche il suo intervento, presidente. Purtroppo stiamo sempre a parlare delle stesse situazioni giorno dopo giorno, presidente. Noi non lo so, noi scriviamo sempre, noi aggiorniamo sempre durante i consigli sono visibili, visto che siamo sempre registrati, presidente. Noi facciamo sempre le nostre segnalazioni, sempre, ma purtroppo non arrivano, diciamo, alla testa dell'amministrazione, presidente. Perché noi ci arriviamo a delle situazioni e questi signori, non, a parte che non ci contattano, se fanno qualche cosa la sappiamo perché la vediamo noi, o ce lo raccontano i cittadini, o sui social. Non abbiamo proprio da questa amministrazione nessun rispetto da parte politica, presidente. Non abbiamo nessun contatto, cioè fanno i lavori a macchia del leopardo e noi non sappiamo niente, apprendiamo sempre dai mezzi stampa, apprendiamo magari dai cittadini, magari noi che passiamo dal luogo dove stanno pulendo, vediamo tutte queste, cioè noi siamo proprio, presente, mi dispiace dirlo, non sappiamo mai nulla dopo che noi segnaliamo ripetutamente, giornalmente, queste situazioni, i servizi, la raccolta differenziata, la raccolta dei cassonetti, il diserbo, da tutto e di più, presente. Proprio non sappiamo mai, noi facciamo le segnalazioni, ma non sappiamo mai come si muove l'azienda, l'amministrazione. Siamo sempre proprio un pesce, come si vuol dire, siamo un pesce fuor d'acqua, presidente. Grazie, presidente. No, grazie a te, consigliere. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, potremmo dare lettura del verbale. Sì, un attimo. E qui... Allora, il verbale è quello del 27 agosto. L'anno 2021, il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 8:30 si è riunito il Consiglio della Terza, circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge 18/2020, ai sensi delle circolari 8/10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Sicilia, nonché della disposizione numero 7/2020 del Presidente del Consiglio di Palermo, e con avviso di convocazione 8/1/50/12 del 13 luglio 2021. Presiede la seduta il consigliere più anziano per voto Alfredo Elardi, partecipa in qualità di segretario il consigliere più giovane Giovanni Adelfio. Redige il verbale il collaboratore signora Sabrica. Il presidente alle 9:20 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano i signori consiglieri Adelfio, Bruschetti, Elardi, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 7 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Quartararo, Rappa e Tarantino. La nomina dei suddetti è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate dai consiglieri al Presidente per successiva inoltre alle aziende competenti. Richiesta di ripristino strisce pedonale in via San Filippo dall'incrocio con via della Regione Siciliana fino a via Villa Grazia a firma Ilardi. Richiesta di ripristino tombino dalla rotonda di via Albire Dimitrofo al viadotto Perriere a firma Ilardi. Richiesta sollecito rimozione dei rifiuti campani raccolta e differenziata in tutta la via Sebastiano La Franca a firma Rappa. Richiesta sollecito di serbo in via Paolo Orsi a firma Bruschetta. Richiesta sollecito di serbo in via Bartolomeo Cirilla a firma Bruschetta. Richiesta pulizia e spazzamento in via della Conciliazione a firma Bruschetta. Chiede la parola al consigliere Bruschetta che, riferimento alla richiesta presentata oggi per la pulizia e lo spazzamento di via Conciliazione, dichiara di aver ricevuto
una segnalazione da un residente che lamenta che il sabato in questa via si svolge il mercato della RAP, finito il mercato, svolge le operazioni di pulizia della via, lasciando però sempre uno strato di carta e bottiglie e quant'altro, per cui è opportuna una pulizia più accurata della via. Auspica che la RAP dia seguito a quanto richiesto. Ricorda che tale argomento era già stato affrontato anche alla presenza del direttore generale Roberto Licause, oggi dimesso, intervenuto ad una seduta di consiglio. Il presidente si sofferma su alcune criticità della RAP, quale lo spazzamento e il diserbo che non vengono eseguiti, per cui si può affermare che il servizio reso dalla RAP è quasi nullo e la situazione è sotto gli occhi di tutti. Chiede la parola al consigliere Tarantino, che fa presente che attualmente le operazioni di spazzamento e diserbo per le vie della circoscrizione sono sospese. Che ci sia stata un'emergenza si può capire, ma nelle strade almeno una volta a settimana si dovrebbero vedere le spazzatrici. Il compito dei consiglieri è quello di segnalare, e questo viene fatto, ma le richieste cadono nel nulla e chi dirige non fa nulla. Il presidente chiede se il direttore Ricalcio della RAP sia stato sostituito. Il consigliere Tarantino risponde che fino ad ora non è stato sostituito. Si passa al terzo punto, al secondo punto, all'ODG, ovvero approvazione verbale. Con la lettura del verbale relativo alla seduta del 4/8/2021, con la votazione del verbale approvato alle 9:43 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti e votanti 7, favorevoli 7. Si passa al terzo punto, all'ODG, ovvero interpellanza e parere. Con la discussione del parere avente per oggetto approvazione tariffe tarie anno 2021 proveniente dall'area della Ragioneria Generale, settore tributi, protocollo 838464 del 22 luglio 2021, finito di leggere in aula il giorno precedente. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Bruschetta, che fa presente che il parere tratta di un servizio carente, ovvero del disservizio dei rifiuti, la piaga più grave che affligge la città. Poteva essere importante affrontare con l'amministrazione le difficoltà e gli oneri, ma poiché il parere doveva essere votato entro il 31 luglio e sono ormai trascorsi i termini per l'approvazione, egli si asterrà perché non ha senso votare una cosa scaduta. Si sente amareggiato e deluso. Il presidente condivide il pensiero del consigliere Bruschetta e ritiene anche egli opportuno astenersi perché non viene garantito il minimo del servizio svolto dal RAP. Si pone ai voti il suddetto parere approvato alle 9:51 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 7, di cui favorevoli 1 ad Elfio, 6 astenuti, Bruschetti e Lardi, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranova, per cui il parere è negativo. Esauriti gli argomenti, il presidente alle 9:52 chiude la seduta. Perfetto, lo possiamo, se non ci sono, come dire? Faccio l'appello nominale. Esatto. Allora, procedo con l'appello nominale per l'approvazione del verbale del 27 agosto. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Approvo. Gulemi. Favorevole. Ilardi. Favorevole. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Favorevole. Sant'Angelo. Non c'è. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 9 voti favorevoli. Perfetto. Allora, proseguiamo con i lavori che stavamo concludendo di leggere il parere nello specifico del consigliere Bruschetta. Credo che doveva completare con gli allegati al parere stesso. Consigliere Bruschetta, oggi le condizioni di proseguire? Non sento il consigliere Bruschetta. Forse ha il microfono spento, presidente. Sì, presidente, si sente? Sì, ora ti sento. Ho letto, diciamo, il parere e il regolamento. C'erano ora, non so, ulteriori, diciamo, allegati, credo.
degli allegati che adesso vedo un pochino qua, no, questo mi parla di nuovo di regolamento, c'era un altro allegato, la trasmissione proposta però non è altro che diciamo una trasmissione di tutti gli atti, poi io c'era una cosa che non riuscivo ad aprire ed era la prima, proprio qua quando mi dice segnatura 47, io questo non riesco ad aprirlo, Presidente, quindi vediamo qual è, un secondo, quando parla di segnatura 34 non so di che cosa. Perché alla fine diciamo abbiamo letto il regolamento e il parere, no? Quindi diciamo. Allora, c'è il parere di regolarità contabile, l'abbiamo letto? Regolarità? No, Presidente. Allora, proposta, l'abbiamo letto, proposta, regolamento. Nota, parla della nota al Presidente. Giuseppe Quartararo. Allora. Presidente, glielo inviate tramite WhatsApp, le vede quali sono. Sono queste due note che le ho inviato. Appunto. È quella del segretario comunale, perché questa io l'ho aperta. Allora, il ragioniere generale te la sto girando. Allora, questa non è quella del segretario. Te l'ho girata, Saperio. Non so, te la giro per email oppure... Per email qua nel... diciamo il coso comunale, però. Sì, sì. Allora, un secondo solo. Regolamento. Giuseppe, ma lo rigiraglieli tu. Ripeto, io c'ho questa... Il segretario generale. Presidente, le ho recuperate. Se vuole le posso dare lettura io. Ah, perfetto. Posso? Assolutamente. Allora, consigliere Bruschetta, facciamogli rileggere al consigliere... Sì, perfetto. Parere di regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto regolarizzazione mediante istituzione ai sensi dell'articolo 8 bis legge regionale 1895 del mercato di Piazza del Carmine e l'approvazione del regolamento finalizzato alla concessione degli stand, atto di indirizzo per il mercato delle pulci. Perviene ai fini dell'acquisizione del parere di regolarità contabile che è dovuto, giusta la modifica introdotta nell'ordinamento dall'articolo 3,1 del decreto legge numero 774-2012, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, la proposta di deliberazione avente ad oggetto regolarizzazione mediante istituzione ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895 del mercato di Piazza del Carmine e l'approvazione del regolamento finalizzato alla concessione degli stand, atto di indirizzo per il mercato delle pulci, sottoposto allo scrivente per la valutazione contabile di competenza. Con l'atto esaminando, sul quale la dirigenza competente attesta la sussistenza dei profili di legittimità e regolarità tecnica, attraverso il parere favorevole di cui è corredata la proposta di deliberazione in argomento, che deve ritenersi esteso alla positiva valutazione della compatibilità dello stesso con il termine disposto dall'articolo 8 bis della legge regionale 1895, ampiamente decorso, si propone di approvare la regolarizzazione
regolarizzazione mediante istituzione, sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 1895, del mercato di Piazza del Carmine, nella configurazione strutturale risultante dall'opera di riqualificazione condotta dall'OIACP, secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 193/2019, nonché il regolamento per l'assegnazione degli stand secondo l'articolo qui allegato, denominato regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori dei mercati istituiti ai sensi dell'articolo 8 bis legge regionale 1895. All'uopo ed incaricando l'area della pianificazione urbanistica di porre in essere i provvedimenti necessari per la regolarizzazione urbanistica del mercato delle Pulci nella sua sede storica, in sostituzione della sede attualmente prevista di via dei Carrettieri. L'atto è corredato dall'attestazione secondo cui lo stesso non comporta spese nei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sicché su di esso il parere di regolarità contabile non è dovuto e con la presente pertanto non reso. Resta fermo che giusto il comma 837 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2,7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 92 numero 285. Il ragioniere generale, dottor Guslav Basile. Questo è il parere di regolarità contabile, Presidente. Ora abbiamo un attimo solo. Comune di Palermo, estratto della delibera del Consiglio Comunale, regolarizzazione mediante istituzione sensi articolo 8 bis legge regionale 1895 del mercato di Piazza del Carmine, approvazione del regolamento finalizzato alla concessione degli stand, atto di indirizzo per il mercato delle Pulci. Il Consiglio Comunale delibera, per i motivi esposti in narrativa che si intendono riportati, approvare la regolarizzazione mediante istituzione sensi dell'articolo 8 bis legge regionale 1895 del mercato di Piazza del Carmine nella configurazione strutturale risultante dall'opera di riqualificazione condotta dall'OIACP secondo la progettazione in variante urbanistica approvata con delibera Consiglio Comunale 193/2019. Approvare il regolamento per l'assegnazione degli stand secondo l'articolo qui allegato, denominato regolamento riguardante la disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori dei mercati istituiti ai sensi dell'articolo 8 bis legge regionale 1895. Incaricare l'area della pianificazione urbanistica di porre in essere i provvedimenti necessari per la regolarizzazione urbanistica del mercato delle Pulci nella sua sede storica, in sostituzione della sede attualmente prevista di via dei Carrettieri. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere. Il presente atto non comporta spese né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Presidente, abbiamo finito anche la lettura degli allegati. Perfetto. Ci sono osservazioni da parte di qualche consigliere? Sì, Presidente. Prego, consigliere Bruschetta. Semplicemente, ecco,
dare il mio contributo per quanto riguarda la regolarizzazione del mercato di Piazza del Carmine. Chiaramente, diciamo, ecco, tratta di una rigenerazione urbana, quindi possiamo dire che, ecco, sul merito è una cosa importante in quanto da decoro. Sappiamo benissimo che parliamo di un mercato storico dove, diciamo, sappiamo benissimo che è stata una terra di integrazione di popoli, quindi terra di accoglienza, quindi che ben venga questa rigenerazione urbana. Chiaramente il regolamento disciplina e quindi favorisce tutti coloro che chiaramente avevano già un'attività, e quindi che ben venga. Però, ecco, il mio voto in questo caso sarà di astensione, ma più che altro per protesta, Presidente, perché, ripeto, ogni volta noi ci troviamo di fronte a trattare argomentazioni che, per carità, sono valide, però, ecco, i veri problemi delle circoscrizioni, il regolamento dei mercati rionali vengono molto spesso dimenticati e non è giusto. Quindi, per carità, niente contro il mercato di Ballarò, anche perché, come sappiamo, e chi si fa un giro vede benissimo oggi il movimento che c'è di turismo, che portano ricchezza, portano benessere, e che ben venga, e che quindi queste nuove opere, questi due stand di uno 500 metri quadrati, l'altro di 150, non potranno che altro favorire e incrementare il turismo. Però, ecco, io ripeto, oggi mi astengo proprio perché di protesta, perché, ecco, non trattiamo, non vengono mai trattati altri argomenti che fanno bene alla periferia, che in questo minuto sappiamo benissimo i problemi che deve affrontare, e quindi, ecco, ripeto, io mi asterrò in questa votazione. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Buschetta. Comprendo il suo ragionamento, però è giusto che anche tu l'hai puntualizzato, che alla luce del fatto che si è realizzato questo nuovo stand, è chiaro che una regolamentazione andava fatta. Quindi io entro nel merito del regolamento, poi altri ragionamenti di contorno io sono d'accordo con te, però io mi soffermerei appunto solo ed esclusivamente sull'aspetto, diciamo, del regolamento degli stand, dico, non per altro. Però tu hai fatto bene a precisare che diciamo, la tua astensione è una forma di protesta rispetto a questa amministrazione, che dovrebbe, diciamo, allargare le attenzioni su altre problematiche. Bene, ci sono altri interventi? Io vedo una mano alzata. Sì, Presidente, Lardi. Prego. Sì, io voterò anche astenuto e sono d'accordo con il collega Bruschetta, perché, Presidente, anche votare un parere quando noi non abbiamo nessuna valenza di votarlo favorevole o meno, Presidente, non ha, da parte mia, non ha nessuna valenza. Ecco, tutto qui, Presidente. Prego. Allora, ci sono altri interventi? No. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il parere appena letto. Sì. Va bene, procedo all'appello nominale, allora. Sì. Allora, procedo all'appello nominale per la votazione del parere. Adelfio. Assente. Bruschetta. Astenuto. Gulemi. Favorevole. Ilardi. Astenuto. Prester. Astenuto. Quartararo. Favorevole. Rappa. Approvo, favorevole. Sant'Angelo non c'è. Tarantino. Favorevole.
e terra rara. Favorevole. Allora sono 5 favorevoli e 3 astenuti. Perfetto, ok. Direi che per oggi la seduta è chiusa alle 9.41. Consigliere Tarantino può staccare per la registrazione. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci, buongiorno.